qualsiasi cosa si dica oggi di qualsiasi altra cosa, su internet arrivano contumelie di tutti i tipi, su perché nessuno può accettare delle critiche, nessuno. Allora, per me, nella comunicazione musicale di oggi c'è del bello e del brutto, secondo me. C'è molta roba inutile. Cos'è la roba inutile? È roba ripetitiva. Cioè quando la canzone indie o hip hop, o anche il rap, dice continuamente le stesse cose. Cambia il cantante, l'autore e l'interprete, ma i temi sono sempre quelli. Cioè il mondo fa schifo, tu sei una puttana. Questi due temi sono eterni per la canzone rap. Per certa canzone. Cosa ti piace? Mi piace moltissimo chi inventa. D'altronde la nostra generazione, di cui fanno parte molti di voi immagino, è generazione di sentimento, generazione di emozione pura. Noi sentiamo quelle cose lì, non possiamo sentire dei giochi verbali. Invece la comunicazione per un sacco di ragazzi è fatta proprio di questo. A loro le emozioni arrivano con quei giochi verbali e noi non possiamo dargli torto, perché il mondo è una struttura. Se cambia l'economia, se cambia la religione, se cambia la società, cambia anche la musica. Per forza deve cambiare, non può essere quella di 30 anni fa. Ci sono nuove strade. Se voglio essere sincero, secondo me, se qualcosa deve passare alla storia, sarà Guccini e non Fedez, sicuramente. Di questo sono certo. Però questo non significa che uno non sia un professionista e non possa dare ai giovani quello che i giovani vogliono. Ecco.